Avete presente quando si ha un sesto senso per qualcosa, nel tipo tu inizi a pensare a una persona che magari non vedi da 2 mesi e poi, stranamente, quando tu appunto pensi a questa persona, il giorno dopo la incontri, anche se appunto non la si vedeva da 2 mesi. E ragazzi, mi sono accorto che tramite i miei video di YouTube ho, non dico predetto il futuro, però diciamo che gufato, chiamate come volete. Comunque, prima di farvi vedere le mie di prediction, provate a commentare qua sotto nei commenti, raccontate la vostra storia di una vostra premonizione, di un qualcosa che comunque avete più o meno indovinato. Basta anche una schedina, quello che vorrete. Comunque, il primo video che vi voglio far vedere, ragazzi, è questo qua. Era una 1v1, Icardi contro André Silva. E ragazzi, praticamente io cosa faccio vedere qua? Faccio vedere Icardi messo in una squadra a caso contro André Silva messo in una squadra a caso. Perché c'era il derby, se non erro, sì, c'era il derby di sicuro. E ovviamente ragazzi, chi è che ha fatto gol? Adesso questa cosa qua ovviamente è una cosa pubblicità. Comunque vi stavo dicendo, ovviamente ha fatto gol Icardi, anzi ne ha fatti due di gol Icardi. Adesso non vorrei dire una stupidata, però comunque aveva vinto Icardi. Ecco ragazzi, quindi già così per iniziare una cosa rapida rapida, ossia che avevo indovinato chi avrebbe fatto gol nel derby tra Inter e Milan. E qua uno potrà dire, ok, ma questa è una... se metti due giocatori forti, ovvio che uno dei due segna, ma infatti non è questa la cosa bella. Vi voglio far vedere le altre. Questo video qua si chiamava "Come reagiscono i giocatori alla retrocessione in Serie B". E guardate con che squadra l'ho fatto. Ho fatto questo mito di FIFA con il, indovinate un po', Palermo. Esatto, ragazzi, ho fatto questo mito di FIFA con il Palermo e poi appunto è stato retrocesso proprio il Palermo, ragazzi. E ragazzi, il bello è che ho fatto questo mito di FIFA il 23 dicembre 2016, quindi comunque eravamo a dicembre e c'era tutto un campionato, tutta una metà campionato per appunto riprendersi come squadra. E raga, alla fine il Palermo qua piange e ha pianto anche nella realtà. E tra l'altro avevo scelto il Palermo perché a quel periodo lì io facevo le carriere con il Palermo. Io simpatizzo tantissimo Palermo e quindi avevo scelto il Palermo per questo, no, non per altro. Adesso, questo qua è un video veramente pieno di prediction. 10 cose che potrebbero accadere solo su FIFA Serie A Edition. Tra l'altro, fatemi sapere se ne vorreste altre di questi video, dove praticamente io elencavo delle cose che sarebbero potute succedere soltanto su FIFA, perché nella realtà non sarebbero mai successe. Ad esempio, qua dicevo che Belotti segnava un rigore perché era un periodo che faceva veramente tantissimi errori. Qua del Napoli cosa dicevo? Boh, non me lo ricordo. Poi dicevo che il Pescara, vabbè, vinceva il campionato. Dicevo che l'Atalanta si comprava giocatori anziani. Poi ragazzi, qua pazzesco, andavo a dire che Totti si poteva ritirare soltanto su FIFA e si è ritirato, cioè sia nel gioco che nella realtà, praticamente dopo pochissimo tempo. E avevo anche detto appunto questa cosa con Buffon, ma speriamo che non si ritiri anche Buffon. Poi sicuramente ragazzi quest'anno si ritirerà, però già lo so perché comunque già l'ha detto. Poi avevo detto qua di Piazza, vabbè questa non è una vera prediction. Andiamo a vedere, c'è anche un'altra prediction dopo. O prima, aspettate. Sì, eccola qua, ragazzi. La prediction era del Milan che comprava top player cash. E invece poi tutti sappiamo che cosa è successo al Milan, investitori e niente. Adesso comunque hanno speso 200 milioni sul mercato. E io questo video qua l'ho fatto appunto il 17 aprile 2017, quando tipo il Milan spendeva 3 milioni per paletta. Ma il video che mi ha fatto venire voglia di fare questo video, ragazzi, è il video che ho messo ieri, ossia il Napoli con Maradona contro la Juventus con Del Piero. Le partite epiche che faccio tantissimo, che appunto prendo questa perché questa è proprio la più, cioè è quella più veramente che ti viene subito all'occhio e dici: ma che cavolo, infatti voglio leggere un attimino i vostri commenti. Andiamo un attimino a leggere i commenti più recenti. Vediamo, Non ci credo, la partita da Napoli-Juve definita 1-0 con gol di Higuain. FIFA 18 ha predetto tutto, LOL è finito uguale nella realtà ed è andata davvero così anche nella realtà, 1-0 gol di Higuain, è azzeccato tutto, 0-1 Higuain che esulta. E ragazzi, esatto, cioè io, il gioco ha indovinato comunque la partita di ieri, Napoli-Juventus. Io vi faccio vedere questo video, l'ho caricato l'1 dicembre. E raga, guardate, io praticamente qua facevo la telecronaca, facevo giocare il computer come tutte le mie partite epiche. E al 22esimo, se non erro, comunque anche
in un tempo, vabbè, non dico come quello della partita, però no, non troppo lontano, diciamo. Guardate qua, c'è un Koulibaly che la dà dietro, Gulam, adesso faccio la telecronaca, ragazzi, poi qua Del Piero la mette dentro per Higuain, che prende il palo come stava facendo gol nella realtà, prende il palo perché era veramente uguale, e poi qua Higuain la mette dentro al 22esimo e va anche a esultare. Io adesso non mi ricordo male, ma dicevo anche tipo esulta, esulta, perché appunto, come se ben si sa, Higuain di solito non esultava col Napoli, e invece ha fatto gol e ha esultato. E poi, ragazzi, la partita è finita così. C'ho dei capelli orribili, lo so. La partita, ragazzi, è finita così, 1-0 con gol di Higuain. Quindi, ragazzi, cioè, io adesso sicuramente avrò fatto tantissime partite epiche, ne avrò indovinate ancora altre. Mi viene in mente questo video: il Barcellona più forte della storia contro la Juventus più forte della storia, fatto il 20 aprile 2017 in occasione della partita di Champions League Juventus contro Barcellona. E, ragazzi, era finita ai rigori con la vittoria della Juve. Vittoria della Juve, esatto. E poi ha vinto anche la Juventus. Vabbè, qua, ragazzi, era una cosa abbastanza non eccessiva. Avevo indovinato soltanto la vittoria. Però, comunque, c'è un qualcosa dietro. Io adesso vi posso consigliare soltanto una cosa: giocatevi le schedine con i risultati delle partite epiche. Le farò più spesso nei big match, ragazzi, le farò. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, ragazzi. Domani state tutti presenti sul canale perché torneranno i consigli sui giovani da comprare nella carriera. Perché, ragazzi, ultimamente sto giocando più la carriera, quindi uscirà qualcosa anche con la carriera, non una carriera in sé, ma poi lo scoprirete. Domani ve lo dico, quindi domani puntuali sul canale, ragazzi, che vi consiglio tutti i giovani da comprare nella vostra carriera. Ciao!